where were you? how could i know you're falling to grabbing the wind cutting my skin but it's hard because I, i'm falling Episodio, cari ascoltatori, terminiamo la serie dedicata a Silver Birch. Oggi chiudo leggendovi la parte finale di quel dialogo che Silver Birch ebbe con un prete metodista e di cui la prima parte vi ho letto nell'episodio precedente. E dunque continuiamo. Parlò del vostro Dio e del mio Dio, disse l'uomo di chiesa. Non ha mai parlato del nostro Dio. Non si è mai messo su un livello con altri esseri umani. E la guida rispose Non ha mai detto il vostro Dio e io. E lui disse Voi farete cose più grandi di me. Dovete capire che quando leggete il vostro libro non dovete cercare di far concordare le parole, dovete leggerlo con la comprensione spirituale, perché lo spirito è la chiave che dischiude tutti i misteri. Ecco perché il Nazareno ha parlato in parabole. Poi il prete fece la citazione seguente. Dio ha amato tanto il mondo che ha donato il suo unico figlio, per confermare la sua concezione che il Nazareno fosse una parte della divinità. Il Nazareno non ha mai detto questo, disse la guida. È stato messo nel Vangelo molti, molti anni dopo quello che chiamate il concilio di Nicea. Il concilio di Nicea? chiese il prete. Sì, si è svolto nell'anno 325, rispose lo spirito velocemente. Le parole che ho citato, disse il prete, sono nel Vangelo di San Giovanni che era conosciuto prima di allora. Come fai a sapere questo? chiese la guida. Oh, è la storia che lo dice, rispose il prete. Quale storia? insisteva Silver Birch. Non lo posso dire con certezza, disse il visitatore. Come lo sai? chiese di nuovo lo spirito. Da dove provengono i libri dai quali la vostra Bibbia è stata scritta? Il Vangelo di San Giovanni era un lavoro fatto tutto d'un pezzo, disse il metodista. No, intendo prima, replicò la guida. È stato finito circa nel 90 avanti Cristo, disse il visitatore. Dove sono gli originali dai quali la vostra Bibbia è stata compilata? chiese lo spirito. Ci sono vari documenti, disse il prete, menzionando uno di loro. Si tratta di copie, disse la guida. Dove sono gli originali? Il prete non poté rispondere a questo, così la guida spirituale lo fece per lui e disse: Gli originali del vostro libro sono chiusi in ciò che voi chiamate Vaticano e non sono stati fatti vedere al vostro mondo. Ciò che voi chiamate la Bibbia sono semplicemente una copia della copia della copia, e in queste copie ci sono molte cose che non si trovano negli originali. I primi cristiani si aspettavano che il Nazareno tornasse per la sua seconda venuta molto velocemente, così nessuno ha scritto i dettagli della sua vita terrena. Più tardi hanno perso la loro speranza e la loro fede, e hanno cominciato a scrivere dalla loro memoria tutto quello che si potevano ricordare. Quando dite il Nazareno disse non sapete se ha detto veramente queste cose. Non è un fatto, disse il metodista, che c'è un'evidenza che i quattro Vangeli siano di un Vangelo fondamentale che noi conosciamo come Q. I fatti maggiori sono tutti contenuti nei Vangeli. Non dico che queste cose non siano successe, disse la guida, dico semplicemente che non si può asserire che ogni parola nella vostra Bibbia sia ciò che ha detto il Nazareno. Dovete capire che molte cose nella Bibbia venivano da libri che esistevano molto tempo prima che il Nazareno venisse nel vostro mondo. Cosa pensi del libro che viene scritto sui detti non scritti di Cristo? chiese il prete. Non sono i suoi detti che il Nazareno vuole insisteva lo spirito. Lui vuole che tutte le persone nel vostro mondo cerchino di fare i compiti del Padre. Si preoccupano troppo sui detti e troppo poco sui fatti. Dove si predica ciò che chiamate il Vangelo, avete una congregazione che è affamata per la verità del grande Spirito bianco. Non è ciò che il Nazareno ha detto che conta, è ciò che voi stessi potete far vedere nella vostra stessa vita come esempio. Il vostro mondo non sarà salvato dai detti, non sarà salvato da parole lunghe, lunghissime, sarà salvato soltanto quando i figli del Grande Spirito Bianco sono pronti a cingersi con la corazza del Grande Spirito Bianco per combattere le forze del buio e dell'oppressione, tutto quanto tiene imprigionato l'essere umano. Questo è molto più importante che i detti non scritti del Nazareno. Perché c'è tanto dolore in questo mondo? chiese il prete. È soltanto attraverso il dolore che imparate la verità del grande spirito bianco, fu la risposta. È dal crogiolo dell'esperienza amara che capite la verità delle leggi che governano il vostro mondo. Tante persone sembrano essere senza dolore, disse il visitatore. Tu sei un uomo di Dio, rispose la guida, e devi imparare a capire che sono le cose dello spirito che contano e non le cose del corpo. Il dolore dello spirito è più grande del dolore del corpo. Il sistema presente sembra ingiusto, disse uno del cerchio. Un giorno fu la risposta di Silver Birch: Ogni cosa che succede nella vostra vita sarà aggiustata. Un giorno terrete nelle vostre stesse mani i piatti della bilancia e metterete a posto voi stessi questa bilancia. Non potete scappare alla legge naturale del raccogliere ciò che è stato seminato in questo mondo. Pensate che alcuni hanno un destino leggero, ma non è così, non potete vedere dentro le loro anime. La legge del grande spirito bianco è l'unica legge che io riconosco, non riconosco le leggi dell'uomo. Le leggi dell'uomo devono essere cambiate e alterate, ma mai le leggi del grande spirito bianco. Se il vostro mondo non soffre, non siete capaci di porre attenzione a tutte le cose che dovete mettere nel giusto. Tutto il dolore e il patimento del male ci sono perché voi, come parti del grande spirito bianco, Dovete imparare come superarli. Se non fate queste cose, non state facendo il lavoro del Padre che vi ha mandato qui. Chi siete voi per giudicare il grande spirito bianco, le cui leggi hanno governato tutto il mondo fin dall'inizio e continuerà a governarli fino alla fine? Cosa state facendo nel vostro mondo? fu la prossima domanda. Cosa stai facendo in questo mondo? disse ancora la guida. Oh, leggo molto, disse il metodista, e predico parecchio. Anch'io leggo molto fu la risposta della guida e sto facendo una lunga predica proprio ora. Devo viaggiare dappertutto nel paese, disse il prete. Devo viaggiare in tutto il mondo dello spirito, disse la guida. Devo viaggiare in posti bui, dove ci sono persone che sono state mandate lì dal vostro mondo prima che fossero pronti. Questo prende molto del mio tempo. Voglio che comprendi che hai una posizione molto grande. Certi che si autodefiniscono uomini di Dio non adempiono molto della loro vera funzione. Semplicemente si alzano e dicono molte parole che non hanno nessun significato. Ma se metterai te stesso nelle mani del grande spirito bianco, ed aprirai la tua anima per ricevere l'ispirazione, che proviene dal serbatoio del grande spirito bianco, puoi essere riempito da questa potenza che ha ispirato i vecchi profeti. Attraverso il tuo lavoro può venire in ogni angolo del mondo una luce, la cui illuminazione porterà luminosità nei cuori di tanti che sono abbattuti ed esausti. Oh, penso che questo sia delizioso, disse il prete. No, disse la guida, non è delizioso. È vero. Incontro molti uomini di chiesa qui che capiscono il loro rimorso. Loro si guardano indietro e vedono dove hanno mancato di insegnare il messaggio dello spirito, dove erano semplicemente concentrati su libri, parole, detti, e non abbastanza sull'adoperarsi. Loro vogliono ritornare, se potessero. Faccio loro vedere come possono ispirare uomini come te, così che attraverso te ed altri una nuova verità del grande spirito bianco possa nascere nuovamente nel mondo. Devi capire che vivi in un mondo che cade a pezzi e che sei un testimone di un nuovo inizio, un tempo in cui il regno dei cieli viene in terra sarà accompagnato da molto dolore, sofferenza e lacrime. Ma alla fine il grande spirito bianco tornerà fra di voi. Ognuno di voi può aiutare a portare in essere questo nuovo mondo, perché ognuno di voi è parte del grande spirito bianco e può aiutare la sua opera. Prima che lo spirito se ne andasse, alla fine di questa prima seduta, disse al visitatore: Andrò con te alla chiesa dove tu predichi. Quando predicherai un sermone molto, molto buono. Allora saprai che questo è lo spirito. Stavo pregando perché mi venisse una grande forza, disse il prete. Tutte le tue preghiere saranno ascoltate, fu la risposta della guida. Ora, cari amici, vi leggerò qualche parte del secondo incontro che il prete ebbe con Silver e poi passeremo ai messaggi metafonici. La prima domanda che il prete fece alla guida nella seconda seduta fu questa. Possibile per la gente in terra vivere delle vite perfette, di essere santificati e diventare santi? No, non è possibile, però ti puoi adoperare, rispose Silver Birch. Tutti gli sforzi che fai sono molto importanti per costruire il tuo carattere. Se tu non fossi mai arrabbiato, mai amareggiato e non perdessi mai il controllo, smetteresti di essere un essere umano. La legge significa che siete messi qui per sviluppare il vostro spirito, così che esso possa crescere continuamente. Non smette mai di crescere, né nel vostro mondo, né nel mio. Cosa intendeva Gesù quando disse, siate perfetti quanto è perfetto nei cieli il Padre? disse il prete. Intendeva che dovete cercare di essere perfetti, rispose la guida. Questo è l'ideale che dovreste cercare di esprimere nella vostra vita. Esprimere il grande spirito bianco che è dentro di voi. Il passo che ho citato si trova nell'ultimo verso del quinto capitolo di San Matteo, spiegò il visitatore. Questo viene dopo che Cristo ha parlato dell'amore universale e diceva che certe persone amano i loro vicini e certe persone amano i loro amici. Ma siate quindi perfetti, voi siete figli di Dio. L'idea è che Dio ama ognuno e noi dovremmo amare ognuno. Credi che Cristo ci avrebbe dato un comandamento che è impossibile da seguire? Vuoi fare tutto il mondo simile a Nazareno? esclamò Silver Birch. Credi che abbia vissuto una vita perfetta nel vostro mondo? Sì, credo che abbia vissuto una vita perfetta. E tu credi che non fosse mai arrabbiato? disse Silver Birch. Credo che fosse disgustato con certe cose che accadevano, disse il prete. Pensi che non fosse mai arrabbiato? insisteva la guida. Penso che lui non fosse mai arrabbiato, in quanto è sbagliato essere arrabbiati. Non è la domanda che ti ho fatto. Ti ho chiesto se lui non fosse mai arrabbiato. Non ho chiesto se lo potevi giustificare, perché si può giustificare qualsiasi cosa. Una persona del cerchio citò l'episodio di quando Gesù buttò fuori dal tempio i cambiamonete. Ecco cosa intendo, disse lo spirito: Non dovete cercare di interpretare qualcosa nella vita del Nazareno che non è successo. Lui era molto arrabbiato quando ha visto delle persone nel vostro mondo che hanno dissacrato il tempio del grande spirito bianco e ha preso delle fruste per cacciarli via. Questa era rabbia. Non dico che non era giustificato, ma, non, ma era rabbia, e la rabbia è una passione umana. Vi parlo di questo per dimostrarvi che lui aveva delle qualità umane. Quando cercate di seguire l'esempio del Nazareno, dovete capire che era un essere umano, nel quale c'era una grandissima manifestazione del grande spirito bianco, una manifestazione più grande nel suo caso di quanto ci fosse in altri casi. È chiaro ora? Sì, disse il prete. Io cerco semplicemente di aiutarti. Non devi credere che il modo di piacere al nazareno è di metterlo su un piedistallo dove nessun altro possa raggiungerlo. Lo rendi contento soltanto quando lo consideri come te e come qualsiasi altra persona nel mondo fisico. Lui non vuole essere al di sopra, lui vuole essere con tutti. Lui vuole essere un esempio, così che ognuno possa fare le cose che ha fatto lui. Se tu lo metti così in alto che nessuno nel vostro mondo lo possa seguire, allora tutta la sua vita è stata in vano. Pensi che noi abbiamo libero arbitrio? chiese il prete, cambiando tema. Sì, il libero arbitrio è la legge. Non credi che delle volte una persona possa fare delle cose spinto da impulsi che non può controllare? Che è costretto a fare delle cose oppure ha il libero arbitrio? Cos'è che pensi tu? chiese la guida. Penso che siamo liberi agenti, disse il prete. Tutti quanti avete libero arbitrio, spiegò Silver Birch, a parte che dovete vivere le vostre vite dentro la legge del grande spirito bianco. Le leggi che sono state emanate dal suo amore per essere usate da tutti i suoi figli. Ci sono e non possono essere cambiate. Entro questi limiti voi siete liberi. Se siamo liberi, allora il peccato è una cosa terribile, dichiarò il visitatore. Se una persona pecca volutamente, è più terribile che se fosse sotto l'impulso di farlo. Posso soltanto dirti questo: qualsiasi male venga fatto nel tuo mondo, chi lo ha causato deve metterlo a posto. Se non lo mette a posto nel vostro mondo, allora lo dovrà mettere a posto nel mio mondo. Pensi che certe persone abbiano tendenze ereditarie più forti per cose che non sono ideali? chiese il metodista. È più semplice per certe persone essere buone che per altri? Questa è una domanda molto dura, confessò lo spirito, perché ognuno di voi ha il libero arbitrio. Quando fate ciò che non è giusto dentro il vostro cuore, sapete che non è giusto. Se resistete o no dipende dal carattere che vi siete costruiti. Il peccato è male o oh, peggio soltanto in riguardo al danno che causa. Questo provocò immediatamente la domanda: "Ne consegue l'idea che il peccato è semplicemente una cosa intellettuale? Se il peccato è semplicemente male in relazione alle sue conseguenze, allora i peccati del pensiero non contano niente". Ogni peccato è peccato fu la risposta. Se tu pecchi con il corpo, la mente o lo spirito, è sempre peccato. Hai chiesto proprio ora se gli esseri umani agiscono su impulso, da dove vengono gli impulsi? Dal pensiero, disse il prete. E da dove vengono i pensieri? chiese Silver Birch. Il prete citò e disse I buoni pensieri vengono da Dio. E da dove provengono quelli cattivi? insisteva lo spirito. Non lo so, disse il prete. Il grande spirito bianco è in ogni cosa, dichiarò Silver Birch, in quello che è sbagliato e in quello che è giusto. Lui è nel sole e nella tempesta, in ogni cosa che è bella, in ogni cosa che è brutta. Lui è nel cielo e nell'oceano, nel tuono e nel fulmine, non soltanto nella bellezza e nella bontà, ma nel peccato e nella bruttezza. Non vuoi capire? Vuoi limitare il grande spirito bianco? Tutto il mondo è la sua creazione, e il suo spirito si trova ovunque. Non puoi tagliare fuori qualcosa e dire che non appartiene al grande spirito bianco. Non puoi dire che il sole viene dallo spirito bianco e la pioggia che distrugge i raccolti viene dal maligno. Il grande spirito bianco è in ogni cosa. Tu sei come uno strumento che riceve i pensieri e trasmette questi pensieri, ma i pensieri che ricevono dipendono dal tuo carattere e dal tuo spirito. Se vivi ciò viene chiamata una vita perfetta allora puoi ricevere soltanto pensieri perfetti ma siccome sei un essere umano ricevi ogni tipo di pensiero semplicemente quei pensieri che la tua anima e la tua mente sono capaci di ricevere ti è chiaro adesso questo e qui cari amici io mi fermo il colloquio continua ancora, ma penso che sia abbastanza quello che abbiamo scoperto di Silver Birch. E domani cominceremo a conoscere lo scritto, l'opera e la vita di questa grande dottoressa che si chiama Elizabeth Kubler-Ross, una scienziata che ha dimostrato con le sue esperienze e la sua vita la sopravvivenza della vita dopo la morte. E adesso andiamo a conoscere i messaggi di questo episodio. Messaggi che vi preannuncio sono abbastanza lunghi: nel senso che queste frasi e questi messaggi sono abbastanza lunghi, quindi vi chiedo un po' più di attenzione nell'ascolto. Vi consiglio sempre, quando non capite bene un messaggio, di tornare un po' indietro con il video e di riascoltarlo. Allora, cominciamo subito, che siamo un po' in ritardo. Intanto ascoltiamo il primo che dice così. Fai giù fede l'intera da via e salvare giù la guerra. Un messaggio in cui mi dicono "fai, continua a registrare e rivolgendosi a tutti noi ci invitano ad avere fede. Ad avere fede perché il Signore costruisce le vie, no? Come ci dicono sempre: questo simbolo della via è sempre presente ed è sempre molto pregnante perché ci indica proprio un cammino, una via d'uscita proprio da questa situazione. Quindi il Signore fa queste vie. Quindi bisogna avere fede in questo, e bisogna però tenere presente che in questo momento sulla Terra abbiamo la più grande guerra mai vista nell'umanità, che è quella spirituale fra il bene e il male, la lotta finale, grazie a Dio, dopo la quale il male sarà completamente eradicato da questa terra. E questi messaggi, come vi dico tante volte, hanno. Due scopi. Uno è quello di avvisarci perché, come dico io, uomo avvisato è mezzo salvato, e l'altro è quello anche di darci speranza: no? anzi, non solo speranza, ma di darci proprio certezza. Io vi ho sempre detto che la parola speranza non la amo molto perché in realtà non è una certezza. No? E ci sono famosi proverbi che ci dicono che insomma chi visse sperando è eh, disperato. Morì, quindi noi dobbiamo eh, cercare di trarre da questi messaggi la certezza e con la certezza nel cuore delle bellissime notizie che ci portano questi messaggi. Cercare la nostra forza, cercare di andare avanti con sempre maggiore fiducia, con forza, la forza di resistere e di contribuire a questo cambiamento con la nostra resistenza, la nostra lotta proprio, perché è inutile negarcelo, la lotta ci vuole in questi momenti, perché starsene zitti, starsene in silenzio oggi è un peccato grave. Eh, questi sono momenti storici particolari che richiedono a ognuno di noi un'azione concreta, fattiva, di resistenza. In qualunque modo possiamo farlo. Il messaggio è questo: Oli Giuvai, e salvi! Reggio torna, li aiuta! Il messaggio è chiaro: quindi, non avrebbe bisogno di tante spiegazioni. Loro vengono sulla terra e, quindi, grazie a questo l'umanità sarà salva. Il re torna perché viene ad aiutare questa umanità ormai messa in ginocchio e ormai compromessa anche da tutte le iniezioni che sta ricevendo, compromessa nella salute, nel DNA, nella sua genetica. E questo era il peccato originale no? che fu fatto nell'Eden. Quello di cambiare la genetica dell'uomo. Ve l'ho letto in uno dei manifesti di cui feci eh, lettura eh, tempo fa e troverete la playlist dedicata ai manifesti degli arcangeli. In una di queste comunicazioni date dall'arcangelo eh, Raffaele si diceva appunto che. Il peccato originale fu proprio quello che fu fatto uh, migliaia e migliaia di anni fa, quando in una zona del Medio Oriente, eh, che viene identificata come Giardino dell'Eden nel racconto biblico, si cambiò la genetica umana. Oggi stanno facendo la stessa cosa e questo comprometterà la possibilità di riprodursi nell'umanità perché questi liquidi di fogna generano sterilità e comprometterà la perfetta interezza della genetica che Dio ci aveva dato alla nascita. E quando io urlavo già ormai da un anno e mezzo di stare lontani da questi liquidi di fogna, mi davano della pazza. Ecco qua, adesso cominciamo a capire e a scoprire, specialmente dopo il video che ho messo ieri su Facebook del dottor Biscardi, il quale vi legge proprio i loro documenti segreti in cui confessano l'inconfessabile, la crudeltà, la più grande malignità e malvagità vista nel mondo, quella di andare a toccare la genetica umana per distruggere l'umanità. Volutamente. Andate ad ascoltarlo quel video, è sul mio profilo Facebook e dopo vediamo se mi date ancora della complottista. E io mi auguro che l'aiuto a cui fanno riferimento in questo messaggio sia un aiuto fattivo, dato anche a queste persone che ingannate dai media mainstream che sono stati i primi criminali dopo quelli che ovviamente hanno messo in atto, eh, hanno ideato questo progetto e, e che, che li hanno manipolati li hanno convinti con un battage continuo 24 ore al giorno ovviamente le persone che non amano andare ad informarsi seriamente su fonti più autorevoli di quelle fake news che danno in tv sono state ingannate e eh, questo è normale, sono state tirate nella trappola proprio una trappola mortale ed ecco il perché anche io come tanti altri da mesi e mesi vi dico spegnete la tv non ascoltate quelle voci quelle sirene di Ulisse che vi tirano nell'abisso vabbè c'è il libero arbitrio signori lo avete usato chi in un modo chi nell'altro ma per grande fortuna nostra eh... Diciamo che questi fratelli sono qui credo e spero e prego per intervenire anche su questo problema enorme che eh, si sta creando nell'umanità sto ricatto infame, questa volontà rabbiosa di mettervi in corpo questo veleno. No, chiedetevi perché? Che necessità c'era per un virus che ha fatto 3873 morti? Questo numero me lo inciderò <ride> su una moneta e la metterò in un quadretto. È una cosa vergognosa, amici miei vergognosa, il più grande inganno a cui l'umanità è stata sottoposta. Ma la verità è che questi fratelli sono qui e noi dobbiamo veramente affidare tutte le nostre speranze e certezze su di loro. Il messaggio ci dice questo: vuoi li verità lì? Dischi Giudi e li welcome. Ci infilano anche una parola in inglese. Allora, dicono la voi la verità, la verità è che i nostri dischi di luce, i nostri mezzi di luce, i segni con cui noi ci facciamo presenti nel vostro mondo, ecco diciamo così che è più corretto, sono già lì, sono sulla terra, questo vi mostrano la nostra vicinanza. Ci dicono i nostri fratelli, e voi dovete solo dire welcome, siate i benvenuti, perché siete la nostra certezza di salvezza, la nostra via di fuga, la nostra via di speranza quindi benvenuti a questi mezzi di luce, altro che minacce come stanno cercando di farci eh, di convincerci no? con un'altra fake news quante altre ve ne diranno ora? ora quando si smonta la pandemia facciamo una scommessa che si inventeranno secondo voi l'emergenza climatica un nuovo virus la carestia, la mancanza di elettricità, la mancanza di gas che faranno, faranno mancare loro perché eh, Dio non ci fa mancare le risorse forse la terra continua a produrre la crisi l'hanno sempre creata loro no quindi sono aperte le scommesse vediamo un po la vostra fantasia che vi suggerisce che si inventeranno questi maledetti adesso per mettere il mondo un'altra volta in ginocchio visto che ormai questa storia della pandemia si sta smontando e quante quante volte amici miei ci hanno parlato di questa onda No? Quante volte più di una volta nella stes nello stesso episodio ci parlano di onda? Perché è molto importante comprendere che eh, l'onda energetica è invisibile ai nostri occhi, ma ciò non toglie che sia potente, che agisca, l'elettricità noi non la vediamo, però è una potenza: genera potenza, genera azione nel, nel mondo materiale così è per questa onda che i nostri fratelli stanno mandando sulla Terra. Io spero che sia anche un'onda protettiva per coloro che si sono fatti ingannare e hanno accettato questo siero magico. E, però ecco, io la chiedo per coloro che lo hanno fatto veramente ingenuamente, che hanno creduto perché sono persone ingenue, non per quelli che prendendo in giro quelli che cercavano di metterli in guardia eh, per spregio. Hanno fatto? Beh, quelli si sono scelti volutamente la loro strada ed è giusto che abbiano quello che hanno desiderato e che hanno scelto che era nel loro patto animico. Quindi non sta a me a volerlo cambiare, questo patto animico. Che abbiano quello che hanno voluto avere e che hanno deciso di patteggiare prima di venire su questa terra. Quest'onda dunque ci viene ricordata anche in questo messaggio. Ah, ma scende un'onda là? Vala di? Cioè dei segnali. ma scende un'onda là. Quindi abbiamo anche dei segni, abbiamo dei segnali, no? Stiamo vedendo anche, no? Che tutta questa narrativa piano piano si sta smontando. Eh, I nostri fratelli hanno messo in atto le contromisure e, e le bugie hanno le gambe corte, e quindi la verità sta saltando fuori, come quella che in maniera tragica ci ha rivelato proprio il dottor Biscardi, anche nel video che ho messo sul mio profilo Facebook e che vi invito ad andare a guardare se non lo avete visto. E la verità, la verità che anche l'Istituto Superiore di Sanità stranamente ha rivelato, dicendo che non tutti sono morti di COVID, e che i morti effettivi di COVID erano solo 3.873, molto meno di una normale influenza che tutti gli anni ci ha colpito da, da decine di anni a questa parte. Quindi qualcosa è successo, no? Vogliamo ammetterlo finalmente, sì o no? E allora, quest'onda si vede che sta lavorando, ha cominciato dalle fondamenta, in maniera giusta, come Dio sa operare. E quanto è importante dirci che le navi, la nave, la nave, quando loro parlano al singolare, dicono la nave, si riferiscono a quella che viene chiamata la Gerusalemme Celeste, che è la nave di Gesù Cristo, la nave del Re, che è la più grande di tutti. Ha una grandezza che probabilmente noi non possiamo neanche immaginare. Il signor Pardo una volta ce ne ha parlato e non ricordo con precisione le dimensioni che ci aveva comunicato, ma era qualcosa di gigantesco, centinaia e centinaia di chilometri, quasi un piccolo pianeta. E ovviamente è importante per noi capire che questa nave, anche se noi non la possiamo vedere perché probabilmente ha dei sistemi per rendersi invisibile nella terza dimensione, è qui, è presente, è vicino a noi, e spesso ci hanno parlato di questa nave. Ascoltate. E lei dice in nave, Giamano Giordano Dolia. Allora dice questa nave di cui ho parlato poco fa. Lady, lo sapete che mi chiamano Lady, tante volte è già lì, è sulla Terra e già sta dando una grande mano a questa umanità. E volete di più. E vi lascio con un messaggio in cui i nostri fratelli parlano un linguaggio che potremmo definire un po' uno slang, no? un po' popolare, usuale, eh, non proprio letterario. <ride> lo hanno già fatto tante volte, no? Sapete che loro utilizzano. Tutti i tipi di linguaggi possibili per farci comprendere da noi, da quello più aulico, più alto, più eccelso a quello che noi usiamo quotidianamente e qualche volta hanno anche messo qualche parolina un po' così piccantina nei loro messaggi, non l'hanno disdegnata perché quando devono dare forza a un messaggio utilizzano tutti i mezzi e sono straordinari in questo. Ve lo faccio ascoltare. O lì si Fede ingiusta. Già manna robe. Non si vede un gioco, stanna manna robe. Le robe. <laughs> Era questo il termine a cui mi riferivo. Quindi questa voce ci dice abbiate fede che il Signore già sta mandando delle cose importanti sulla Terra, robe sostanziose. No, la parola roba ci indica qualcosa di sostanzioso. Noi la utilizziamo per dire tanta roba, no? tanto, tante cose, qualcosa di importante, di sostanzioso che sta mandando sulla Terra. Quindi abbiate fede. Ma lo sentite come era chiaro? Avete sentito come era chiaro questo messaggio? straordinario straordinari loro straordinari loro messaggi e sono veramente l'arcobaleno che si accende nel cielo già mentre sta piovendo <ride> già mentre siamo nel buio loro accendono queste luci che ci fanno intravedere il finale l'appy hand come vi ho già detto quindi conserviamola questa fede, cerchiamo di accenderla, di nutrirla tutti i giorni, anche ascoltando questi messaggi, perché con la fede noi riusciremo a spostare questa grande montagna che questi criminali genocidi hanno posto sul nostro cammino evolutivo, ma noi la polverizzeremo se riusciremo tutti insieme ad alzare le nostre frequenze le nostre vibrazioni con la nostra fede col nostro sentirci uniti col nostro sentirci tutti parte della stessa umanità che ha origine nel divino e con questo mio augurio con questa mia certezza di distruggere questa montagna io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video come sempre vi ringrazio e ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti! E per aiutare a crescere il mio canale iscriviti al canale, metti un like al video e condividilo!